The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street. Siamo nello spazio Open Colonna per ammirare la performance di Guillermo Mariotto. Come al solito, dietro i piedi un giusto rosso. Stavolta siamo nel tempio di Antonello Colonna, dove Guillermo Mariotto ha inventato e ideato vestiti come ci sono, sacro e profano. Come al solito, dietro i piedi un giusto rosso. Stavolta siamo nel tempio di Antonello Colonna, dove Guillermo Mariotto ha inventato e ideato vestiti come ci sono, sacro e profano. Bello, sei bravissimo. Il mio più corteggiato di una sposa. Quanto ci sta divertendo? Da tre ore. Guillermo Mariotto, unico e inimitabile. Lo stilista che sempre fa la cosa nuove. E allora, le cose più belle che tu hai in questa performance? Il pane, il mangiare. Ciao Chicco, te ne sono andato. No, no, non te lo vorrei raccontare tutti, guardane uno per uno e te scoprirai il sapore del mangiare. I vestiti, i dettagli che spesso si perdono. Mentre loro hanno il piacere di apprezzare noi che siamo noi per sì. Stancarsi, guardandoci, stancarsi come sì. Niente. Adesso la voglio far scendere, se perché si è stancata. Sono deliziosi sia questi abiti Michetta, gli abiti Michetta che sono bellissimi, e poi trovo molto bello anche il tailleur giacca pantalone che ricorda le spighe e il girasole. E perché quella del pane invece? È bellissima, è un'installazione, sembra un'installazione delle migliori di arte contemporanea. Grazie Cinzia e alla prossima. Grazie. Ma devo dirti che mi piacciono moltissimo tutti. Devo dire che c'è una costruzione ovviamente sartoriale, si vede non solo nella struttura ma anche nell'utilizzo di questo tessuto dipinto a mano e decorato. E
poi soprattutto è un complemento molto interessante, se tu puoi vederlo, questo gioiello, che è un gioiello preziosissimo di design, che è la giusta composizione di questo abito. Anche gli altri abiti, per esempio, mi piace moltissimo anche questa tuta colorata, perché anche qui è molto moderna, non so se la possibilità di questa sartorialità di distruzione, non solo per quanto riguarda la struttura dell'abito, ma anche per le decorazioni molto attuali, e poi anche perché, ecco, ricordano questi corpini con le maniche che riprendono anche il pantalone. Ricordiamo dove siamo. Siamo al Palazzo delle Esposizioni, nel settore di Antonello Colonna, che è anche lui un'eccellenza della gastronomia, quindi cioè, è proprio tutto in tema. Devo dire che Gattinoni fa sempre, con Guillermo Mariotto, fanno sempre delle cose molto anche intellettuali, non si parla solo di moda, si parla di attualità. Ma noi la grimalda che sta nell'anno di Sarajevo potrebbe fare una trice, ma potrebbe fare la macchina, guardate, ma troppo gentile. Siamo in alto per ammirare la performance di Guillermo Mariotto. Mi è piaciuta molto, è bellissima questa ambientazione di queste donne su queste tavole, su questi tavoloni. Gli abiti sono molto belli, c'è una meravigliosa modella fotografatissima con questo abito di pane. Al grano e alla vita, di conseguenza quasi una dea cerere, mi sembrava una divinità dell'antica Roma, sai, quelle che si adoravano per avere dei buoni, un buon raccolto di grano. Mi ha ricordato molto questa cosa proprio dell'antica Roma. Poi gli abiti sono molto belli, molto eleganti, bellissimi questi abiti bianchi, che poi mi piace rappresentare il latte, sono le donne della musica sposa che rappresentano il latte. Il resto che non so cosa rappresenti, ma poi lo scopriremo. Lo scopriremo, sì, perché direi mi piace molto questo abbinamento gastro-sentimentale, mi piace modaiolo. Molto. Come? Gastro-modaiolo. No, è bellissima appunto l'ambientazione, c'è una bellissima luce, molto bello. Poi mi ero messa qui a guardare un po' dall'alto, perché è bello vedere, meglio. Molto bello vedere tutte le persone dall'alto. Quindi io, sì, diciamo che il mondo della moda, ecco, io sono un po' fuori forma per il mondo della moda, però mi piace molto la creatività, mi piace molto tutto ciò. Quindi, bello. Grazie a te. Guarda quanto è bella, si è tolta il vestito di pane da Jan Melo, una manchen di quelle ultra top, guardate che meraviglia, che anche Emanuela Grimalda abbina, è vero? Quanto assolutamente, era splendida. Ho detto, mi ricordavi una divinità, vieni qua vicino, dell'antica Roma, sì, queste divinità, come si andava, una dea che si andava a pregare per avere un buon raccolto, sai? Sì, si pregava per avere un raccolto di grano buono, e quindi era molto bella. Poi in alto, perché eri come su un tavolo, su un vestito foglio. Meraviglioso. Diane, quanto ti sei stancata a stare in piedi per più di un'ora? No, è stancata, no, ma il vestito è molto pesante, veramente molto pesante il pantalone. Ho detto basta. Ma anche il cappello? Anche il cappello, più pesante ancora. Ma il cappello era di pane proprio? Tutto pane. Una forma di pane. Bene, grazie a tutte e due. Grazie. Grazie mille. Ciao.